qui ci sono molti italiani e sicuramente su quelli ha un impatto importante, ma anche sugli appassionati che seguono il Giro attraverso la televisione, il Giro d'Italia ha un discreto nome qui. 273. Basta un numero per definire Francesco Moser, quello delle sue vittorie da professionista. Primatista italiano per numero di vittorie, quarto al mondo, con le ciliegine sulla torta di due campionati del mondo e un Giro d'Italia, oltre a tre Parigi-Roubaix consecutive. Non poteva esserci testimonial migliore per la Gran Fondo Giro d'Italia di Pasadena, di un Moser che in America, anche se un po' più a sud, ha vinto il suo mondiale su strada. Il primo mondiale l'ho fatto a Montreal, quando ha vinto Mer nel 74, poi a Montreal abbiamo fatto altre corse, dei circuiti, perché mio fratello abitava lì, ancora abita lì, che è parroco a Montreal. E dopo il mondiale a San Cristobal, il record dell'ora a Mexico City, perciò anche di qua dell'oceano abbiamo fatto un po' di cose. A 61 anni, Moser ha ancora voglia di pedalare, tanto da affrontare con impegno le salite della Gran Fondo di Pasadena, su un circuito che ha confermato la durezza promessa dall'altimetria. Fortuna che Francesco e il figlio Carlo possono riposarsi all'ombra del successo dei loro vini, trasportati dal Trentino direttamente al sole della California. Abbiamo cominciato da un anno e mezzo a importare il vino qui negli Stati Uniti, soprattutto a New York, ma adesso abbiamo un importatore anche qui a Los Angeles e siamo venuti anche per promuovere i nostri vini che li facciamo in Trentino, sono chiaramente vini del Trentino, a partire dallo Chardonnay, dal Müller Thurgau, il Riesling, il Moscato, la Lagragne, il Teroldego. Poi in questo momento stiamo incrementando la produzione dello spumante Trento Doc 51-151, che avevamo cominciato a farlo l'anno del record dell'ora, per questo l'etichetta porta il numero 51-151. Stasera lo assaggeremo.